Buongiorno a tutti. Oggi parliamo, avrei voluto dire brevemente, ma mi sa che no, dei libri che sono entrati ufficialmente nella mia libreria nel mese di marzo. Avevo deciso di darmi un po' uno stop, ma vabbè, insomma, è inutile anche provarci a questo punto. Comunque, partiamo subito. In realtà non sono in ordine di arrivo, ma vabbè, parto da quello che c'è in cima alla pila, che tra l'altro è stato un regalo graditissimo da parte della mia amica Tania, e c'è anche lo zampino di Nicola, suo marito, che come sapete lavora in una libreria. E sto parlando di Marco Balzano, Quando tornerò, ovvero l'ultimo lavoro di Marco Balzano. E perché dico che c'è lo zampino di Nicola? Perché presso la libreria dove lavora Nicola c'è stato un firmacopie chiuso al pubblico con Marco Balzano e mi hanno fatto avere una copia autografata. Sono molto contenta. Vabbè, è una sciocchezza, però insomma sono contenta. Dopo aver tanto apprezzato, resto qui. Sono molto curiosa di leggere quest'altro lavoro. Poi, un paio di arrivi, anzi, più di un paio. Perché questo mese devo dire che sono stata piacevolmente contattata da altre due case editrici con cui di solito non collaboro e che mi hanno inviato un paio di chicche. Ma prima i soliti noti, che ringrazio sempre tantissimo, ho un capello in bocca che non riesco. Pazienza, ce lo teniamo. Comunque, i soliti noti che ringrazio sempre tantissimo per i loro testi, perché so già che saranno molto nelle mie corde. NN Editore con La sposa del mare di Amity Cage, anzi Gage, iniziamo bene. Comunque, un romanzo che mi ispira veramente molto, anche se devo dire che io non sono proprio una fan del mare, forse questo lo sapete già, però questa storia mi attirava tanto, quindi vediamo un po'. E tra l'altro un libro invece dalla copertina splendida, non che quello di NN sia da meno, perché sempre dei lavori bellissimi, ma questo proprio mi ha catturato l'occhio appena l'ho visto. Tra l'altro l'avevo già visto in una sorta di newsletter anticipatoria della casa editrice. Sto parlando come al solito di edizioni EO, e qua EO. E quando sono stata contattata e mi hanno proposto questo testo, ho colto subito l'occasione al volo, perché Montagne e nuvole negli occhi di Wu Mingyi mi ispirava tantissimo, veramente, veramente tantissimo. Anche perché io non ho mai letto niente proveniente da Taiwan, e sapete che sto cercando di ampliare un pochino i miei orizzonti e di affrontare autori e autrici sparsi il più possibile per il globo terracqueo, e quindi questa storia insomma, mi incuriosisce tanto. Passiamo adesso invece alle due collaborazioni totalmente a sorpresa, devo dire che mi hanno fatta molto molto felice. Sono stata contattata dalla Ad Editore, di cui io tra l'altro ho un libro che ancora non ho letto, che si chiama Il tramonto birmano, che ho comprato ancora, credo, al Salone del Libro del 2018, e che sono usciti con questo testo veramente molto interessante, che si chiama Promemoria di Andrea Montorio, ovvero Come creare l'archivio dei propri ricordi, ed è un vero e proprio manuale. Un manuale che ci racconta come raccogliere i nostri ricordi e, come dire, tenerli al sicuro, creare una sorta, come di capsula del tempo. Però è interessante perché ci sono sia delle attività, ma anche delle riflessioni, appunto, sui ricordi. Molto molto carino. Insieme al testo arriva anche questo quadernetto, che si chiama appunto L'archivio dei miei ricordi, che è un vero e proprio quaderno dove segnare le pratiche meglio esplicitate nel libro. Quindi è un manuale con esercizi veramente veramente molto carino. Quindi, se siete appassionati di queste cose, dei libri un po' interattivi, secondo me questo potrebbe essere una bella idea, anche per un regalo. E devo dire che però la mail che mi ha lasciato più a bocca aperta di queste, tra virgolette, di collaborazione, è stata la mail da parte di Ippocampo. Io amo moltissimo i lavori di Ippocampo, le loro uscite sono una
letteralmente una più bella dell'altra, e quando Valeria di Ippocampo mi ha contattato per propormi questo testo, non ci volevo credere, sono stata lusingata e molto felice di ricevere Atlante di botanica profumata, di cui io già, tra l'altro, di questi Atlanti possiedo l'Atlante di botanica poetica che mi ha regalato mia zia qualche mese fa e che credo di non avermi mai fatto vedere perché l'avevo già messo via e poi mi sono scordata di mostrarvelo. E anche questo è un testo spettacolare che ripercorre un po' quelli che sono tutti i profumi che derivano dalle piante, abbinati, associati a delle illustrazioni e dei pattern veramente favolosi. Qui ad esempio vediamo il sandalo, poi abbiamo, apro delle pagine a caso, l'assenzio e l'artemisia, cioè è un volume splendido che anche qua secondo me è un volume sia da regalarsi ma anche da regalare agli appassionati sia di piante che di profumi, proprio bellissimo, veramente una rilegatura splendida, proprio un bellissimo volume. Grazie, allora, grazie alle quattro case editrici qui citate, voi sapete sempre che sono molto grata per la possibilità di collaborare con le case editrici e veniamo invece ai libri che mi sono comprata da sola e devo dire che togliendo questi non sono poi così tanti. Finalmente, finalmente è tornato sulla carta stampata il mio amico, il mio caro amico Matteo Zanini con Benzina Estetica sul Mondo, edito da Le Mezzelane Editore. Per una volta Matteo si discosta un po' da quello che è il suo stile un po' romantico, Regency, di ispirazione austeniana, per lanciarsi in un romanzo di narrativa contemporanea che racconta la storia d'amore tra Charlie, che è un giovane curatore museale, che è in partenza per Madrid dopo una delusione d'amore, e invece Aaron, che è un vivace libertino che cerca nuove avventure. I due si incontrano su un aereo e chissà cosa succederà. Quindi questo è un romanzo molto più, anzi sicuramente più contemporaneo rispetto a quelli che Matteo scrive di solito e proprio per questo non vedo l'ora di leggerlo per vedere come se la cava anche in un ambiente in cui io non l'ho mai visto muoversi. Cos'è questo gesto? Non si sa. Poi, torniamo in realtà a NN Editore, finalmente ho recuperato il secondo volume della trilogia di Bull Mountain di Brian Panovich come Leoni, perché sapete che io ho letto il primo la scorsa estate, ho ricevuto recentemente il terzo da parte di NN, però prima di leggere il terzo devo leggere il secondo, ma dai, e quindi mi sono fiondata in libreria nella speranza di trovarlo e l'ho trovato subito. Panovich mi è piaciuto moltissimo, quindi continuo a dire che non vedo l'ora di leggere questi libri, come al solito, chissà quando, perché il tempo è un po' quello che è. Ma poi sono caduta in un trappolone. Io mi ero ripromessa di non buttarmi più in saghe fantasy, trilogie, bla bla bla, che magari no, iperpubblicizzate. Questa devo dire che non è iperpubblicizzata perché non è pubblicata da una di quelle case editrici molto molto brave, devo dire, sponsorizzarsi sui social, però anche questa è stata parecchio chiacchierata. Sto parlando del primo volume della Licanius Trilogy di James Islington, L'ombra del tempo passato, pubblicata da Fanucci Editore. Con Fanucci io ho un rapporto un po' conflittuale, nel senso che li ringrazio sempre infinitamente per aver portato in Italia l'amore della mia vita, Robin Hobb, con le sue opere, però devo dire che purtroppo non sempre sono stati in grado di rendere giustizia non solo a questa saga, ma anche ad altre, con dei lavori editoriali un po', non so come dire, un po' poco continuativi. Leggo spesso malcontento rispetto a questa casa editrice sui social, anche per l'aumento dei prezzi, che non va spesso di pari passo con la qualità, delle pubblicazioni, proprio anche a livello di carta, di illustrazioni. Però, insomma, questa Licanius Trilogy mi attirava, ne ho sentito parlare bene, pare che possa ricalcare un po' i fasti di quelli che sono i romanzi di Sanderson, oppure La ruota del tempo, di Jordan. Chi lo sa?
Chi lo sa, Amelia, stai cercando, lo so che vuoi venire qui, ma non c'è spazio per te, come al solito. Quindi saluta, di a tutti, ciao, anch'io leggerò il Canius Trilogy forse e... vediamo se sta giù. E comunque vedremo. Non ero sicura di volermi lanciare nell'ennesima saga mattonazzo fantasy, ma alla fine quando l'ho visto in libreria ho detto... è destino. E per chi arriverà dicendo hanno compiato l'Oscar Bolt e Nevernight, no, in realtà l'Helicanius Trilogy ha questa grafica anche in originale ed è uscita anni prima della trilogia di Nevernight, quindi chiudiamo qui questa polemica che a me sembra veramente sciocca. E poi gli ultimi due volumi che vi mostro non sono romanzi, ma uno è una graphic novel. Perché sapete che ormai adesso sono entrata nel tunnel delle graphic novel, dopo aver tanto apprezzato la graphic su Artemisia, ho visto pubblicizzata sulla pagina Instagram della mia libreria questa, su Caravaggio, e non potevo lasciarmela sfuggire perché per me appunto Artemisia e Caravaggio sono proprio cioè, nell'Olimpo della pittura italiana. E quindi ero curiosa di leggere anche questa, Caravaggio e la ragazza, di, tra l'altro scritto da Nadia Terranova e illustrata da Lelio Bonaccorso, edito da Feltrinelli Comics. Sembra molto, molto carino, i disegni devo dire che mi piacciono perché sono un po' cartunistici, ma non troppo. Cioè sì, c'è una base un po' cartoon, però vedremo, vedremo. Chissà cosa ci racconteranno di Caravaggio in questa storia, e l'ultimo volume che vi mostro, appunto, non è né un romanzo, non è un manuale, non è una graphic novel, è un artbook, ed è meraviglioso. Anche questo non era programmato, però quando sono andata in libreria l'ho visto in vetrina, è tipo con la bava alla bocca e faccio su, ma quello lì è appena arrivato. Eh sì, l'ho appena messo in vetrina, no, toglielo subito, perché è mio. Questo è l'ultimo lavoro di Loputin o Loputin. Un giorno capirò come si pronuncia il nome di questa illustratrice, che tra l'altro è qui delle mie zone. Non credo che sia bergamasca, forse bresciana. Adesso qualcuno mi insulterà. Non c'è scritto. Eh sì, vive e lavora a Brescia. Ok, però ha studiato all'Accademia di Belle Arti di Bergamo. E io adoro il suo stile, il suo tratto, proprio l'universo immaginifico che riesce a portare su carta. E quando ho visto questo volume, io non ho nulla di suo in volume, ho però quel mazzo di tarocchi bellissimo trovato nella Rebel Box. E vabbè, insomma, ho deciso che era ora. Non so cosa posso farvi vedere qui perché spesso le sue illustrazioni sono un po'. Adesso no, diciamo abbastanza erotiche, quindi non vorrei essere bannata, quindi vi faccio vedere qualcosa di più soft. Però io la amo, mi piace veramente moltissimo. Ma poi la delicatezza del tratto, questo ispirarsi anche un po' all'esoterismo, alla magia. Non so cosa farvi vedere, come apro qua, è un po' rischioso, ecco, va bene, tipo qui. Va bene, insomma, immagino che la conosciate tutti perché è piuttosto famosa anche sui social. Comunque, questo è quanto, sono molto contenta di tutti questi volumi, devo dire che questo mi fa particolarmente felice perché è proprio una meraviglia per gli occhi. Basta, questo è tutto per il mese di marzo. Volevo fare una specie di fioretto, non legato in alcun modo alla religione, però un fioretto con me stessa, visto che a fine aprile è il mio compleanno. Spero di riuscire ad arrivare fino a fine aprile senza comprare nessun libro, perché poi conto che i miei amici che mi vogliono molto bene, mi facciano arrivare qualcosa, però non, insomma, non prometto niente, perché qua la situazione, come sapete, è sempre un po' quello che è. Comunque. Per oggi direi che è tutto, spero di avervi intrattenuti, se conoscete qualcuno di questi testi o se c'è qualcosa che vi ispira particolarmente fatemelo sapere e basta, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!